Sei tu l'uomo del nord venuto a salvarci? Ma siete voi? Andate in giro senza casco, è vietato dalla legge. Beh, qui è così. Quando vedi il casco che devi preoccuparti. Comunque, io sono Rossana. Entriamo? Un po' fatiscente. Mamma, che ti aspettavi? Credi che sarà già tutto a posto, chiamavamo voi? La documentazione fa schifo. Che roba è? Scusa, ma sei venuto qua per criticarci o per darci una mano? Io me ne torno a casa. Che cosa? Hai capito bene? E la cooperativa? Ma che cooperativa? Quale cooperativa? Siete in tre. Qui la gente c'ha ancora paura di Sansone. Parla. Ma se noi gli togliamo le terre capiranno che non ha più nessun potere. Parla piano. No, non parlo piano. E tu ci aiuterai. Oppure scrivi ai giornali che vi riempite la bocca di antimafia e poi non fate un cazzo. Cos'è, un ricatto? Bravo, sei un tipo sveglio. Ce l'abbiamo il permesso per questi lavori? Ascolta, domani te ne vai e rompi le scatole anche l'ultimo giorno. Presidente, vatti a fare il lavoro di presidente. Dai, 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 dai! Perché l'hai fatto? Cosa? Cosa hai sbagliato stavolta? Ma no, volevo dire perché sei rimasto. Cioè, lo so che sei rimasto per noi, però diciamo che non me l'aspettavo. In ogni caso è bello che sei qui. Sai che ci tengo la documentazione in mia camera. Oddio, scusa, non volevo mancarti di... i vapori dell'etame chiedevano... Certo. Avermi dato... Ma sì, tranquillo, non ti bisogno d'aria. Non mi sono fatto niente. Ragazzi, ma avete capito cosa è successo stasera? Avete visto lo sguardo dei braccianti che hanno preso per la prima volta il TFR? Oh, noi qui non produciamo solo verdura. Il nostro vero raccolto è quello sguardo lì. È quello che cambia le cose. Io non sono come sembro. Neanch'io. Nessuno, eh. Però come sembra carino. Sai, io ho un debole per gli uomini ottusi e poco elastici, che non c'entrano sui loro valori. Sai quegli uomini tignosi che non mollano e che non cercano via di mezzo. Insomma, gli uomini come Cosimo. Cosimo? Beh, è un pezzo che aspetto. Se non ti decidi a baciarmi, cambia. Avere addosso Sansone per me è stato un incubo. Adesso lui torna e tu che fai? Invece di aiutarmi mi aggiudichi. Sei sempre più bella. Cioè siete stati insieme? Ma no! Faceva tutto lui. Nicola, lasciami stare. Ma di che cosa hai paura, Rossana? Di sentire che sei una donna? Lo vedo, sai come mi guardi. La passione che c'era tra di noi non è mai finita. Noi apparteniamo a questa terra. L'odore di questa terra. Le nostre corpi avvinghiati. Te lo ricordi, vero? Lasciami! Lasciala! È stata la sua donna, vero? Siamo stati insieme qualche mese, vero? Mi ha corteggiato per un anno e poi ho ceduto. Era una ragazzina, Filippo. E allora? Come allora? Ma tu hai 17 anni, non hai mai fatto l'errore? Così no. Certo, tu non sbagli mai. E poi? E poi c'era il ragazzo. Era il mio migliore amico, gli volevo bene da sempre. E parlava.
parlava di diritti, di politica e anche di mafia. E un giorno non l'ho ammazzato. Al suo funerale i miei amici mi hanno cacciata. Sembrava che l'avessi ucciso io. È stato quel giorno che ho capito esattamente chi era Sansone. Gli ho detto che se continuava a starmi addosso mi ammazzavo. Non l'ha fatto. Da allora combatto lui e tutti quelli come lui. Certo, perché una femmina l'unica cosa che può fare è piarsi uno pizzo grosso, no? Se pensi che mi sono arresa, ti sei sbagliato di grosso. Sta terra non è solo la terra tua, così me. L'anno prossimo si riparte, con o senza di te? Quante scusi? Dice che il presidente se ne va. Ah, se ne va? Si riparte pure senza di lui, qual è il problema? Ci vediamo, così me. Ma che cazzo fai? Tu non devi parlare! Tu devi stare muto! All I want is all.